Dal canto, una sconfitta da valutare come per la Viterbese, per quello che si è visto in campo? Male nel risultato sotto il profilo di prestazione e di occasioni da gol. Credo che la partita sia stata pari sotto tutti i punti di vista. Le squadre si sono, dal mio punto di vista, equivalso. In alcuni tratti forse il Teramo ha avuto un leggero predominio territoriale, che ci poteva pure stare, però la squadra ha ribattuto colpo su colpo. La nostra è stata aggressiva, siamo partiti bene i primi 25 minuti, poi la punizione di Arrigoni, il pericolo scampato sulla punizione di Arrigoni ci ha un po' messo qualche fantasma e siamo arretrati un po', però la squadra è ripartita bene nel secondo tempo, ha riavuto l'occasione grossa per pareggiarla subito dopo il gol del Teramo, quindi ci dispiace perché non portiamo a casa niente. È la seconda volta nel giro di poche settimane che la Viterbese viene in Abruzzo. Possiamo dire però che si è visto una Viterbese migliore all'Adriatico Cornacchia rispetto che al Bonolis? No, è normale che quando si va a giocare contro il Pescara raddoppia tutto, ma questo succede a tutte le squadre. Tutte le squadre hanno fatto una partita sopra le righe contro il Pescara, è normale che sia così, però oggi dal punto di vista dell'atteggiamento i miei non lo hanno sbagliato. Perdiamo perché perdiamo, che commettiamo degli errori, però a differenza, che ne so, del primo tempo scialbo che abbiamo fatto martedì, no, oggi non abbiamo sbagliato approccio. Probabilmente in alcune circostanze, mi riferisco nel primo tempo a Capanni, nel secondo tempo anche Capanni, forse è mancato convinzione nel momento della stoccata, è d'accordo? Sì, ecco, questa è un'altra valutazione, nel senso che nell'occasione che abbiamo avuto il primo tempo, che è troppo grossa, uno deve tentare di fare un buco. Invece siamo stati leziosi e questo noi oggi non ce lo possiamo permettere. Il discorso che ho fatto la volta scorsa, noi è vero che siamo giovani, ma è vero che siccome siamo tutti giovani ci dobbiamo prendere ognuno le proprie responsabilità, pure se qualcuno è meno esperto. Oggi non era una partita da fioretto, nella fase di non possesso non era una partita da fioretto neanche quando ti capitano le occasioni. Noi stiamo a dire tanto che prendiamo comunque parecchi gol, anche se ultimamente ne prendiamo uno per partita che è tanto uguale, però non prendiamo mai imbarcate, di contro non ne facciamo a sufficienza. A proposito di giovani, Filippo Marenco ci ha stupito in positivo, ragazzo 2003. Sì, è un ragazzo che in questo momento qua per necessità è stato chiamato in causa perché è tanto giovane, sta rispondendo come deve. È chiaro che un ragazzo così giovane in una squadra che magari non va benissimo dal punto di vista dei risultati non è neanche semplice, però siamo così e ci arrangiamo così. L'ultimissima, prima di lasciarla, ringraziandola, siccome si è parlato molto della sua posizione in panchina, ecco, come la sta vivendo, se sente ancora la fiducia, la sicurezza di poter continuare ad allenare la Viterbese? Fiducia già la sento assolutamente sì, perché c'ho un confronto quotidiano con i miei dirigenti e col presidente, ho dirigenti che vedono tutta la settimana, che sanno fare le loro valutazioni, dopo io lo so che dipendo dai risultati e a oggi con 4 sconfitte e 3 pareggi sono poco difendibile, ma mi prendo le mie responsabilità e vado avanti sereno fino a quando mi viene data la possibilità.